Oh, ciao ragazzi, iniziamo questo nuovo video. Allora, oggi sono andato a curiosare un po' nei vari percorsi che non ho ancora battuto, visto che manca un certo Monte Microba che conosco da anni, che non ho mai avuto l'occasione di andare a percorrere, quindi oggi mi toglierò questo sfizio. Bene ragazzi, sono arrivato e sono anche già partito, vedete le macchine lì dietro, ma sono le 15:15 e il termometro per strada segnava 1-2 gradi circa. Questa ragazzi è la panoramica di, beh, della valletta qua laterale della Biancoia. Guardate anche gli impianti sciistici, dopo anni sono tornati in funzione un'altra volta. Mentre io proseguo su per questo sentiero. Sullo sfondo il Monte Fiora, ragazzi, si vede anche da qua. Come vi dicevo ragazzi, non ho più trovato nessuno, basta andare un attimo fuori appunto dal circuito più frequentato, che in questo caso è il fondovalle, e si è veramente immersi in una pace gioviale. Se la cartellonistica non mi inganna, poco più su qui dovrebbe essere la cima del Microba, quindi spero appunto che le indicazioni siano esatte e di arrivare a destinazione. Guardate, che trincea profondissima. Qui ragazzi non ho più trovato nessuna indicazione dal punto dove avete visto i cartelli prima, quindi non so neanche io se ho raggiunto questo Monte Microba. Le indicazioni le ho seguite, quindi teoria. Adesso provo a seguire questa strada carrabile e voglio proprio vedere dove mi porta, se ho già intuito dove potrebbe essere, vediamo se indovino. Oh, ragazzi, attenzione, pochi metri dopo aver appena detto, brontolando delle indicazioni, ci siamo. Adesso provo ad orientarmi un attimo, vediamo Biancoia mezz'ora. Manca verde 25. Oh, ragazzi, quindi il Monte Microba era proprio questo che ho appena attraversato. Ecco ragazzi, adesso mi fermo 2 secondi che faccio una piccola pausa, tanto per consumare un po' di provviste che ho nello zaino. Comunque, come avete visto, Monte Microba
raggiunto, però non segnalato con nessun nome strano, perché di solito almeno un'indicazione c'è sempre. E comunque, obiettivo raggiunto. Intanto guardate che bellezza, gli ultimi raggi del sole che si va a nascondere dietro il monte. Qui sono nel punto più alto di questo monticello e faccio una breve sosta, appunto come dicevo prima, e dopo ritorno. Bene ragazzi, dopo aver fatto video degustazione dello Starbucks mi rimetto in moto, che qui la luce inizia un po' a calare, come la temperatura, e faccio ritorno molto tranquillamente verso l'auto. Dunque ragazzi, come hai visto le indicazioni prima, dovrei scendere giù da questa parte. Questo ragazzi è il punto più innevato di tutta l'escursione, probabilmente qua la conca, beh, non vede mai il sole e la neve si è deposta qua e non si è più sciolta. Guardate che bella la luce là sugli alberi prima di scomparire verso il tramonto. Ecco qua ragazzi, sono fuori dalla zona oscura e sono arrivato nel sottofondo della valle di Biancoglia, quella che prima vedevo dall'alto, da lassù. Ragazzi, mi faccio una bella passeggiatina nella neve qui appunto del fondovalle fino alla macchina. Adesso ragazzi sto percorrendo appunto tutta la valle delle piste di Biancoglia e tra poco passerò davanti al rifugio. Ecco qui ragazzi, passato il rifugio, adesso tra 5 minuti arrivo alla macchina. Una stupenda posta di ghiaccio. Eccomi ragazzi, sono arrivato a destinazione ed escursione finita. Bene ragazzi, ho appena disattivato Relive concludendo il percorso. Allora ho visto 6 km e 100 per 2 ore e 13, ovviamente compresi video, pause, soste, ammirare il paesaggio e tutto. È stata un'escursione discreta, tutto sommato. Il tempo meraviglioso. Potrei anche consigliarla come meta, dai, tutto sommato. Dopo ci sono anche altri percorsi qui. È tutto un biforcare di sentieri per ogni gusto. E ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.